È la partita più importante. La Lazio sfida la Roma nel campionato femminile Serie B, girone D. La formazione biancoceleste allenata da mister Seleman si schiera in campo con Melis, Vaccari e Pezzotti, Savini, Ferrazza, Castiello, Berarducci, Monaco, Coletta, Lombardozzi e Cianci. Risponde la Roma, allenata dal tecnico Alessandro Vantaggio, con Casaroli, Carosi e Bevilacqua, De Luca, Lucci, Volpi, Rossi, Simeone, Narduzzi, De Vecchis e Giura. Gara importante soprattutto per la formazione biancoceleste, reduce dalla sconfitta della scorsa giornata a Bari. Servono 3 punti per risalire la china, non sarà però facile perché di fronte c'è una Roma desiderosa di ben figurare e mettere i bastoni fra le ruote alla formazione di casa. Parte bene la Lazio qui al 6° minuto con il tiro cross da parte del numero 7 Berarducci, la palla che colpisce il palo e poi torna in campo. Nulla di fatto, si salva la Roma. La Lazio continua a macinare il gioco, qui è Coletta che entra in area di rigore, sombrero sull'avversario, poi il tiro di sinistro e la parata senza grandi problemi in 2 tempi da parte di Casaroli. Al 16° del primo tempo, a sorpresa, è la formazione giallorossa a trovare il gol del vantaggio. Roma che agisce per vie centrali, poi il pallone da parte di De Vecchis arriva al numero 7 della formazione giallorossa, Ilenia Rossi, che con un gran tiro fredda Melis realizza così il gol del vantaggio. È la rete dell'1-0 con cui la Roma conduce sulla formazione biancoceleste al 16° del primo tempo. Ecco l'esultanza da parte di Rossi per l'importante gol del momentaneo vantaggio. La Lazio però non demorde, qualche minuto più tardi, esattamente al 32° ha la possibilità di pareggiare, qui però spreca l'occasione a tu per tu con Casaroli, poi ancora Lazio in possesso di palla, siamo al 35° nel corso del primo tempo. La battuta, poi il pallone arriva al numero 6 della formazione biancoceleste, Castiello che mette in rete, c'è qualche protesta da parte della Roma, ma l'assistente dell'arbitro assegna il gol, Lazio che trova quindi il pareggio al 35° del primo tempo. Questa è anche l'ultima emozione del primo tempo con le immagini. Ci spostiamo alla ripresa. Al 4° minuto subito grandi emozioni, la Lazio fa la partita. E qui c'è il fallo da parte del numero 4 della formazione giallorossa, De Luca, sul numero 9 della Lazio, Coletta. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore dal dischetto. Si presenta la specialista biancoceleste Sara Berarducci. Tutto pronto, Berarducci contro Casaroli. È il quarto del secondo tempo, il tiro di Berarducci, la palla in rete e la Lazio che trova il 2-1 al 4° minuto del secondo tempo. Arriva il vantaggio biancoceleste con capitan Sara Berarducci che mette così a segno il 2-1. La grande esultanza da parte del numero 7 della formazione biancoceleste e di tutta la Lazio che trova così il vantaggio. Ad inizio ripresa la Roma prova a reagire al 14° sugli sviluppi di un calcio piazzato per la formazione giallorossa, pallone sulla destra, il lungo tiro da parte del numero 4 della formazione giallorossa, De Luca, Melis si rifugia in calcio d'angolo, nulla di fatto quindi, ma ancora Roma che prova l'arrembaggio qualche istante più tardi, qui si salva Melis che in 2 tempi agguanta la sfera, nulla di fatto quindi con la Lazio che rimane in vantaggio. La Roma tenta il tutto per tutto al 35° del secondo tempo, il pallone buono capita sui piedi del numero 16 giallorosso Fusco, sfera che però termina abbondantemente alta sopra la traversa della porta difesa da Melis ed è questa l'ultima emozione del match perché arriva il triplice fischio del direttore di gara a sancire la vittoria da parte della Lazio di mister Seleman, che batte così la Roma per 2-1. Vantaggio iniziale giallorosso firmato al 16° del primo tempo da parte di Ilenia Rossi con un gran tiro da fuori, poi la reazione biancoceleste al 35° il gol da parte di Castiello. Ad inizio ripresa
La rete su calcio di rigore di Capitan Sara Berarducci per il 2-1 finale. Risultato che consente quindi alla Lazio di Seremal di incamerare altri tre punti fondamentali nella corsa verso il primato. Lazio che reagisce quindi dopo la sconfitta di domenica scorsa a Bari e che vince con merito il derby della capitale del calcio femminile. Col capitano di questa Lazio, Berarducci, vincere il derby è sempre bello, vincere contro gol e poi sarà anche quello decisivo, penso ancora di più. È fantastico perché le ragazze sono impegnate tanto, ci hanno messo tanto cuore e le ringrazio dalla prima all'ultima, a quelle che stavano in panchina, a quelle che stavano in tribuna, a tutti i tifosi, e grazie al presidente, ai dirigenti, a tutti. Siamo veramente orgogliose di aver vinto la strada cittadina. È un derby che sostanzialmente è stato sempre nelle vostre mani perché il gioco avete condotto sempre voi, però siete passati in svantaggio. Quanto è stato difficile dover rimontare, anche se poi nei primi 10 minuti, le prime 3 occasioni erano state le vostre? Sì, no, noi ci abbiamo creduto sempre, abbiamo continuato a macinare gioco, abbiamo cercato di mantenere la calma e questa volta ci ha detto bene, il gioco ci ha premiato e abbiamo vinto noi. Per il futuro questo derby quanto vi carica? Manco più di tanto, adesso festeggiamo questa sera e da domani si ricomincia a pensare al campionato. Un gol così importante, a chi lo dedichiamo? A tutti, non ce n'è uno che non se lo merita, a tutte, grazie. Veramente a tutte, grazie a voi. Diciamo prima col capitano, un derby che è stato sostanzialmente sempre nelle vostre mani perché il gioco l'avete condotto sempre voi, però siete passati in svantaggio. Ecco, quanto è stato difficile dover gestire quella situazione in cui siete passati sotto, anche se non ve lo regalate in quel momento della partita probabilmente? Guarda, prima di iniziare voglio fare una dedica speciale ad un ragazzo che oggi non è potuto venire, a cui avevo promesso la vittoria, quindi la vittoria è tua, Franci, e che presto torni a sorridere perché lo meriti. E ora posso parlare della gara. E praticamente sì, abbiamo giocato il primo tempo benissimo, c'eravamo sempre noi il pallino del gioco, e abbiamo preso il gol, siamo andati in svantaggio, però comunque siamo rimaste concentrate e abbiamo continuato a giocare. Poi siamo riusciti a pareggiare, però comunque la partita la stiamo facendo noi. Poi il 2-1 è arrivato, abbiamo avuto un po' paura, ci siamo arretrati un po' troppo, loro buttavano queste palle avanti per cercare di creare problemi, però Manuela ha rischiato poco e niente, quindi secondo me vittoria meritata e ora andiamo avanti. Insomma. Ecco, questo derby quanto carica in vista del futuro, del percorso in questo campionato? Guarda, questa vittoria probabilmente arriva nel momento giusto, dopo una grande amarezza subita domenica scorsa, perché abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, quindi era la partita giusta per rilanciarci con entusiasmo e affrontare meglio il campionato. E di solito voi allenatori privilegiate sempre il gruppo, e forse è giusto che sia così. Se dovesse scegliere una migliore in campo oggi, la palma è migliore a chi va? Oggi i tifosi. I tifosi che ci hanno dal primo al 90° incitato, dato carica e ci sono stati vicini nei momenti difficili. Poi la squadra non c'è dall'1 al 18, dalle persone che stanno in tribuna, tutte. Però ho detto in particolare i tifosi che ci sono stati vicino sempre.